Ragazzi, mi raccomando, ci tengo. Ci tengo molto. Iscrizioni al canale ed attivate la campanellina. Vogliamo arrivare a 10.000, tra l'altro, lo sapete, no, non lo faccio mai. Un canale che in due anni ha raggiunto 7 milioni di visual, metterò la copertina con i dati di YouTube Studio, certificati, 7 milioni di visual in due anni. Devo ringraziare Alessandro G FBE l'avvocato Pier 7 up soprattutto per le sue grafiche mastodontiche. Tutti quelli che lo stesso avvocato Michele Michelangelo, tutti Li ringrazio tutti perché il successo di questo canale non è solo mio, ma è anche loro che hanno contribuito e che soprattutto continuano a contribuire al successo di questo canale che a quanto pare piace, quindi, non siamo come il reverendo, <ride> Ragazzi, cioè io quando posso lo faccio sempre volentieri, lo faccio quando faccio questi video. Sappiate che mi sono sempre prima eh, confrontato e consultato con i ragazzi. Ci stanno rompendo le scatole con il condizionale su questa storia di Lion Rock, perché non sono riusciti a prendere i documenti ufficiali. Quindi. Per farvela breve, per chiuderla qui, compreso olio di tonno lì, tonno, quello che si pettina con l'olio di tonno lì, come si chiama, Gianciccioli. Stanno montando, per farla breve, tutto questo caso perché hanno tradotto male un, un, una dichiarazione di Reuters, ovvero sia che la Rock ha smesso eh, impegni finanziari dal 2021, ma non vuol dire non esserci più di smettere gli impegni. Da 2021, eh, a livello finanziario, investimenti anche perché altrimenti, grazie al Kaiser, altrimenti Zang non avrebbe chiesto il prestito. Se loro non avessero dismesso, gli impegni finanziari, barra investimenti, tra l'altro. E questo è certificato. L'ho letto il documento quando è stato creato da Grand Tower. Sono state messe impegno entrambe le partecipazioni societarie quindi lasciate perdere questi ignoranti fateli sfogare compreso quello che si pettina con l'olio della scatoletta di tonno che ci ha rotto gli occhioni, ora perché un pochino va bene poi quello lì veramente da, già dal colore dei capelli puoi aprire lo stato d'animo di quel personaggio noi soprattutto con l'uscita di Zang siamo non tranquilli di più siamo solidi a livello finanziario. Stamattina, il Corriere dello Sport scrive che Outri non conviene vendere prima dei 18 mesi. Baggianata. Non è vero nulla. Non ha senso. Non ci sono fondamenta per dire questo. Anche perché Octree potrebbe far valutare il club un miliardo e Zang non incassa nulla, non incasserebbe nulla visto gli impegni finanziari. Tra l'altro nel tempo la differenza o 3, la potrebbe prendere la differenza sul valore se la farebbe pagare in forma di investimenti dagli stessi sauditi che acquisiscono il club quindi state scrivendo cose che non esistono anche te Zazza lascialo stare i cinesi perché vendere ad un miliardo al netto delle esposizioni vuol dire lasciare un casco di banane e zanghe e loro possono guadagnare tramite altri investimenti. Magari i sauditi potrebbero firmare un investimento ulteriore per 250 milioni per altre cose. Quindi non dite, immaginate anche voi del Corriere dello Sport. Non è vero che conviene vendere dopo 18 mesi. Ad Optrix conviene vendere fino a che la stella splende il più possibile, quindi il prima possibile, sistemando oh, determinate situazioni, determinati conti, determinate dinamiche ma non parliamo sicuramente di 18 mesi per come la vediamo noi, parliamo molto molto prima dei 18 mesi, ma molto molto prima. E quello che avete detto non è supportato da nessun fatto reale barra pratico. Quindi ragazzi, 7 milioni di visual in due anni sono tantissimi, questo è un canale da 40.000 iscritti, vi ringrazio tutti, io non sono bravo nei ringraziamenti. Vorrei ringraziare il reverendo, ma non ci riesco. Ringrazio tutti, tutti soprattutto quelli che fanno parte di questo canale. Che ne hanno fatto parte, continuate ad iscrivervi. Perché secondo me i 10.000 iscritti ce li meritiamo nel giro di qualche giorno. Poi, come si dice, fate vobis. Ciao, Inter.